Maxi operazione della Guardia Costiera di Trapani, sequestrate 21 tonnellate di generi alimentari in pessime condizioni igienico-sanitarie e scaduti, in alcuni casi anche di 7 anni. Tassa sui rifiuti 2015, slitta a fine anno ad Alcamo, il Consiglio Comunale tra le polemiche approva la proposta della Giunta, ancora criticità nel calcolo dei tributi. Comando dei vigili urbani carente di personale ad Alcamo. Il comune è a caccia di 20 ausiliari e riprova la strada dell'atto di interpello per trovare dipendenti di altri settori. Proseguono i lavori di ammodernamento nel centro storico di Castellammare del Golfo, ancora disagi al traffico veicolare. Il cantiere si sposta e il sindaco emette una nuova ordinanza per regolare il traffico veicolare. Il futuro dell'aeroporto di Birgi al centro di un incontro alla Camera di Commercio di Trapani, si profila l'ipotesi della privatizzazione e la nascita di un unico polo Palermo-Trapani. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Apriamo con la cronaca, lo avete sentito nei titoli, maxi operazione della Guardia Costiera di Trapani che ha sequestrato 21 tonnellate di generi alimentari in scarse condizioni igienico-sanitarie e scaduti. In alcuni casi si parla anche di 7 anni. 21 tonnellate di generi alimentari destinati alle tavole di ignari consumatori per un valore complessivo di circa 250.000 euro. Sono stati sequestrati dai militari della Guardia Costiera di Trapani nel corso di controlli presso 3 aziende della grande distribuzione nell'ambito di una più ampia attività di verifica nel settore alimentare denominata Phoenix 3, disposta su scala nazionale dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Il nucleo ispettivo della Guardia Costiera ha effettuato controlli ad ampio raggio sulla filiera della pesca e in particolare in 2 settimane, quelle che vanno dal 16 febbraio all'1 marzo, ha passato al setaccio note aziende operanti nel settore all'ingrosso di alimenti nell'Interland trapanese. Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti prodotti sia di origine animale che vegetale privi di tracciabilità e scarse condizioni igienico-sanitarie, oltre che scaduti. Alcuni prodotti riportavano la data di scadenza del 2008. Il sequestro cautelare è scattato per la non conformità conclamata. I militari hanno anche chiesto l'intervento del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e quello di prevenzione della salute dell'azienda sanitaria provinciale, che procederà agli accertamenti di natura tecnica per verificare l'idoneità al consumo umano di quanto sottoposto a sequestro. Ai titolari delle 3 aziende sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di circa 30.000 euro per la violazione delle norme fondamentali in materia igienico-sanitaria e l'inadempienza circa la notifica all'autorità sanitaria della dichiarazione di inizio attività. Un'operazione che è stata conclusa per quanto riguarda gli aspetti amministrativi delle violazioni che sono state commesse, mentre per quanto riguarda ipotesi penalmente rilevanti l'attività è ancora in corso. Ovviamente è un'attività sulla quale non possiamo dire nulla perché è coperta da segreto istruttore e comunque non appena arriverà al termine sarà dato ampia contezza di quello che è stato fatto. Un'attività comunque, anche quella solamente quella amministrativa, molto rilevante e per la materia che è stata oggetto di questa indagine, che riguarda appunto gli alimenti e il consumo di alimenti da parte nostra, da parte di tutti i consumatori, e per il quantitativo che è stato sequestrato. Si parla di 21 tonnellate di alimenti che sono stati sequestrati e che è un quantitativo enorme, quindi pronta a essere messa sul mercato. Merce in taluni casi scaduta dal 2008, quindi diciamo che è un'operazione di assoluto rilievo. Sono tuttora in corso indagini al fine di accertare eventuali ipotesi di reato a carico dei rappresentanti delle società oggetto di verifiche. Rischiano intanto pesanti sanzioni amministrative, a parte il danno dovuto al sequestro di tutta la merce, stiamo parlando di 21 tonnellate, quindi stiamo parlando di un valore di circa di centinaia di migliaia di euro. Poi l'applicazione delle sanzioni amministrative, che siamo nell'ordine delle 30.000 euro, poi ovviamente se ci dovessero essere risvolti di carattere penale, poi siamo nell'ambito di sanzioni ben più gravi. Arresto in flagranza per furto in abitazione a Mazara del Vallo. Intorno alle 19 di ieri sera era arrivata in commissariato la segnalazione di un furto in abitazione in via Castelvetrano, avvenuto pochi minuti prima dalla villetta di proprietà di un imprenditore
del settore dell'abbigliamento erano stati asportati vari preziosi e due televisori. Grazie alla testimonianza di un privato cittadino, gli agenti sono presto arrivati alla identificazione dei presunti autori. L'intera refurtiva è stata infatti ritrovata presso l'abitazione di Giovanni Ingoia, mazzarese di 29 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato arrestato poiché appunto colto nella quasi flagranza del reato. Mentre è stato denunciato in stato di libertà un mazzarese di 37 anni, anch'egli pluripregiudicato, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ritenuto complice di Ingoia nella commissione del furto. Al termine delle formalità di rito, la refurtiva è stata interamente restituita al proprietario. E cambiamo argomento, siamo ad Alcamo, tassa sui rifiuti 2015, slitta a fine anno. Il Consiglio Comunale, tra le polemiche, approva la proposta della Giunta. Ancora criticità nel calcolo dei tributi, i bollettini di quest'anno non sono stati ancora elaborati. Slitta tra le polemiche il pagamento delle tre rate della Tari 2015 ad Alcamo, la tassa sui rifiuti. Il Consiglio Comunale ha ratificato la proposta di Giunta Comunale che nella seduta di ieri sera ha deliberato lo spostamento delle rate a settembre, ottobre e dicembre prossimi. Una scelta quasi obbligata dal momento che la prima rata sarebbe dovuta essere stata pagata ieri, ma ad oggi per una serie di contestazioni ai calcoli del tributo risultati errati e non ancora sistemati, gli uffici non sono stati in grado di emettere nuovi bollettini. È stato spunto per far piovere critiche nei confronti dell'amministrazione comunale e soprattutto del sindaco, finito nel mirino dopo che nei giorni scorsi ha apertamente criticato gli eccessi delle commissioni consiliari nei costi in relazione alla loro scarsa produttività, parole contestate da maggioranza e opposizione. Queste dichiarazioni servono solo ed esclusivamente per non rendere un clima sereno. Difatti oggi, pur avendo in trattazione un argomento, come dire, di facile lettura, si sono innescate una serie di polemiche appunto derivante da queste notizie. Io ho l'impressione che queste dichiarazioni sono fatte per spostare il problema su altre fronti. Io ho questa impressione che si fanno certe dichiarazioni per spostare il problema di una carenza azione amministrativa su altre fronti. Troppe volte l'amministrazione ha portato provvedimenti addirittura extra time spesso, cioè fuori da quelle che sono le tempistiche canoniche previste dalla legge. Il Consiglio Comunale ha ribadito che per la Tari 2015 si è in attesa di una proposta di giunta che miri alla diminuzione del tributo. Sotto questo aspetto l'amministrazione sta lavorando. Uno dei motivi per cui il bilancio non è ancora pronto è proprio perché tagliare le spese è molto più difficile che tassare e di conseguenza l'assessore si sta facendo carico di analizzare tutte le voci del bilancio. Il Consiglio ha poi votato positivamente tre mozioni. Una riguarda l'affidamento a giovani professionisti esterni per il recupero di crediti del Comune, l'appostamento di somme in bilancio per creare progetti lavorativi per gli over 50 e la creazione del vigile di quartiere. Ancora un appello rivolto dal presidente provinciale ANCE, Rosario Ferrara, a tutte le istituzioni e gli enti pubblici che in questo momento hanno delle opere finanziate ma ancora ferme. Il presidente dell'ANCE rammenta che al momento ci sono 9 progetti che interessano la provincia di Trapani, finanziati con fondi FAS dell'Unione Europea, fermi. Basterebbe dare esecutività ai bandi di gara al più presto per non perdere i soldi, dice, cifre che potrebbero davvero dare, sottolinea, una boccata d'ossigeno al comparto e all'indotto edile che invece è ormai in coma profondo. Sono progetti, ribadisce ancora Ferrara, che riguardano i comuni di Marsala, dove ci sono ben 4 opere con finanziamenti per 25 milioni di euro circa, Castelvetrano con circa 600.000 euro, Mazzara 4 milioni di euro, Valderice oltre 3 milioni di euro e infine il progetto che riguarda la strada statale sudoccidentale Sicula, ormai famoso completamento autostradale Birgi Mazzara del Vallo, per ben 134 milioni di euro. Tutto questo, ribadisce, mentre tantissime aziende chiudono, tantissimi operai vengono messi in cassa integrazione o vengono licenziati,
tanti imprenditori preferiscono togliersi la vita, tutto questo in un silenzio assordante. Abbiamo chiesto più volte, a più voci, al presidente della regione Rosario Crocetta e all'assessore competente, dice ancora con amarezza Ferrara, un incontro per definire quali strategie intraprendere per mettere fine a questo momento, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Torniamo ad Alcamo, comando dei vigili urbani carente di personale. Il comune a caccia di 20 ausiliari e riprova la strada dell'atto di interpello per trovare propri dipendenti di altri settori. L'amministrazione comunale di Alcamo ci riprova, tenta nuovamente la strada di interpello per cercare di sistemare la propria pianta organica, eccedente in alcuni profili ed estremamente carente in altri, come nel caso del comando di polizia municipale. E non a caso il governo cittadino alcamese prova a rimpolpare la scheda dei caschi bianchi, carente specialmente sul fronte degli agenti impegnati in servizi esterni. Proprio in questi giorni è stato pubblicato un avviso pubblico per il reclutamento di 20 figure professionali di ausiliari del traffico, rivolto alla platea di lavoratori in servizio all'interno dell'ente municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, già inquadrato nella categoria B da impegnare nel servizio di viabilità. Le selezioni sono già state aperte, le eventuali adesioni andranno presentate entro il prossimo 26 marzo, dopodiché, in base alle disponibilità pervenute, il comune di Alcamo si muoverà di conseguenza. C'è da dire che un primo tentativo lo ha già provato lo scorso anno il comune, che ha cercato proprio con atto di interpello il personale disponibile a effettuare la pulizia delle spiagge del verde pubblico. I riscontri sono stati scarsissimi, con enormi polemiche che si sono sollevate. Il governo cittadino è finito sotto accusa perché accusato di aver fatto pressione solo a determinati lavoratori, lasciando invece imboscati i soliti noti negli uffici. Il comando di polizia municipale ad Alcamo è ridotto davvero ai minimi termini, non solo per le scarse risorse di personale interne, ma anche di attrezzature. Pochissime le auto a disposizione, ad esempio. Situazione disastrosa che era stata tracciata lo scorso anno. Il responsabile del settore della polizia municipale, il vicecomandante Giuseppe Fazio, allegato al bilancio. La situazione del controllo del territorio non è affatto facile ad Alcamo. La mancanza di fondi in questi anni, ad esempio, non ha più permesso di ripristinare la videosorveglianza a Monte Bonifato, distrutta in quel famoso devastante incendio del 2012. Non aiuta la mancanza dei mezzi, indispensabile ai caschi bianchi per gli spostamenti e i controlli anche nelle zone più periferiche. Negli ultimi anni non è stato più acquistato alcun veicolo. I tempi oltretutto si preannunciano abbastanza duri, con i costanti tagli ai trasferimenti di Stato e Regione e l'attuale difficoltà del Comune di riequilibrio di bilancio. A livello di introiti provenienti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, quest'anno è previsto un introito di 550.000 euro, lo stesso dello scorso anno, a fronte invece di spese correnti legate alla gestione complessiva del comando di circa 1,5 milioni di euro. E le cattive notizie non finiscono qui. A fronte di una già carente pianta organica, lo scorso anno non sono stati previsti altri ingressi di agenti, mentre c'è stato il pensionamento di due ispettori. Grazie.